noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali. Noi che sappiamo di contare sul cervello, siamo sicuri, siamo forti, siamo interi, e noi dall'altra parte del cancello. Io credo che oggi qui al Presidio Nodal Molin si sia riuscito, secondo me, a focalizzare la discussione su quelli che sono i punti oggi importanti per poter parlare di cultura bene comune. Intanto lo abbiamo fatto ovviamente assieme a Fulvio del Teatro Valle, che oggi è l'esperimento più noto e più avanzato su questo terreno. E proprio da qui si parte. Il Valle è stato un teatro occupato per essere salvato da una privatizzazione, ma anche noi nel nostro piccolo Venezia, come Sale Docs prima e poi come Teatrino Marinoni, abbiamo occupato degli spazi, il primo per salvarlo, come dire, da una logica di luogo culturale legato alla finanziarizzazione. Sale Docs è una specie di oasi di autogestione, produzione culturale diretta in una città come Venezia, in un quartiere che è fortemente segnato da, per esempio, musei che sono stati finanziati e fondati da grandi capitalisti finanziari. Penso, per esempio, mi riferisco in questo caso alla collezione di François Pinault, al suo museo aperto a Punta della Dogana, proprio a pochi passi dal Sale. Il Teatro Marinoni è stato, come dire, l'esempio di un'azione fatta per segnalare l'esistenza di un teatro, di un luogo culturale che rischia di andare perduto dentro a un processo di speculazione, e anche per segnalare la necessità che i precari della cultura prendano voce dentro un grande evento culturale come la Mostra del Cinema e dentro un contesto fortemente segnato dall'economia culturale come Venezia. Quindi, primo elemento che diciamo è uscito dalla discussione, la necessità di occupare e gestire direttamente degli spazi. Secondo elemento, quello da cui mi ero interrotto, è proprio l'elemento del lavoro culturale, che è intermittente, che è precario per antonomasia, che è nomade, e nomade forse in intermittente deve restare. Da qui l'esigenza di aprire una campagna trasversale sul nuovo welfare culturale, in particolare sul reddito di cittadinanza, che sono sicuro non sarà il governo Monti a regalarci, sebbene ne abbia parlato. Da qui l'esigenza, appunto, di trovare un comune tra tutte le figure del lavoro culturale, ma non solo. Siamo qui a Vicenza, sappiamo che il Presidio, i movimenti che sono battuti contro il Dalmolin e che si battono contro il Dalmolin, hanno instaurato qui, ma non solo qui, un rapporto vero con la FIOM. La FIOM è un sindacato, se vogliamo, più tradizionale, che certamente non rappresenta lavoratori della cultura, ma che nell'ultimo periodo ha scelto di confrontarsi con i movimenti sul tema che è il tema cruciale per i precari, ovvero quello del reddito di cittadinanza. Quindi, secondo elemento di cui abbiamo discusso e su cui credo abbiamo tutti convenuto, la necessità di trovare un comune tra i lavoratori della cultura, di tutte le discipline, e tra i lavoratori in generale contro la crisi e contro la precarietà. Terza e ultima cosa che mi sembra sia emersa come desiderio forte proprio dalla gente del Presidio Nodal Molin, sia quello di avere anche qui a Vicenza uno spazio che pratichi la cultura come bene comune, e quindi noi non possiamo che augurare a questa città di conquistarsi anche questo ulteriore spazio fisico progettuale, che noi come Sale Docs sicuramente ci saremo. Una domanda su cui chiedo la tua opinione: in Italia per fare e parlare di cultura è diventato necessario occupare, cosa ne pensi? Ne penso bene, nel senso che è chiaro che partiamo da una condizione di totale precarietà e di pressoché totale carenza di fondi, sia pubblici che privati, per chi vuole fare cultura in senso sperimentale, per chi vuole produrre contemporaneità, nel senso che vuole essere non accordato con il gusto dell'epoca. Una bella definizione di contemporaneo è questo: ciò che in qualche modo è intempestivo, ciò che non incontra il gusto comune, che in questo caso è sempre poi il gusto del mercato o delle lobby della cultura. Quindi diciamo che da una situazione di indigenza, di crisi, il fatto che bisogna occupare può essere una possibilità per aprire nuovi percorsi costituenti, per rivoluzionare prima in piccolo e poi forse in maniera decisiva anche la produzione culturale artistica di questo paese. Noi siamo sani, noi siamo sani, noi siamo normali, noi che sappiamo di contare sul cervello, siamo sicuri, siamo forti, siamo interi, e noi dall'altra parte del cancello.